Allora, faccio una premessa che peraltro ho già anticipato con la precedente risposta. Per quello che ho vissuto, per la mia piccola e prima esperienza di narrativa storica, in un romanzo del genere non è che lo scrittore abbia molta libertà su personaggi ed eventi, sempre. Ovvio, sempre che voglia restare fedele alla realtà di quanto è accaduto. Perfino su un personaggio minore, come può sembrare, come può essere Fiammetta, ho dovuto restare fedele alla storiografia. Si dice che Bianca Maria fu arrestata insieme a due donne, io delle quali non resto ignota l'identità. Io nel romanzo ho dato un volto, un nome, una storia, un perché a queste due donne, e una di queste è proprio Fiammetta. Quindi potete comprendere che a livello storico non si sa praticamente niente di queste due donne, eppure non è che abbia avuto molta libertà, soprattutto poi nel caso di Fiammetta, che per quanto non si possa considerare un personaggio storico realmente esistito, ha dovuto per forza di cose rispettare il ruolo che una donna come lei poteva avere tra Medioevo e Rinascimento. Questo porta necessariamente ad avere a che fare con personaggi che si odiano o per i quali diciamo, c'è abbastanza indifferenza, anche se non credo mi sia capitato in questo caso, perché ovviamente io ho dovuto creare l'entourage di personaggi intorno a Bianca seguendo i personaggi con cui lei realmente ebbe a che fare. Non ho potuto inserire qualcuno senza avere la certezza che lei davvero ci abbia avuto a che fare o abbia avuto la possibilità, anche solo la possibilità di averci a che fare, come ad esempio Cornelius Agrippa. Ecco, se si guarda a grandi linee la biografia di Agrippa, vi potrebbe sorgere spontanea la domanda: ma cosa c'entra mai con Bianca Maria? C'entra perché studiando attentamente la sua biografia ho saputo che in un determinato periodo in cui Bianca Maria e Maria Paleologo erano ancora a Casale Monferrato, Agrippa fu ospite dei Marchesi. E quindi ho potuto creare il fatto che Bianca Maria nel romanzo si scambi delle lettere con Agrippa proprio basandomi sul fatto che abbiano avuto la possibilità di conoscersi. Poi magari nella realtà non è accaduto, però ecco, non avrei potuto scegliere un altro alchimista al posto suo semplicemente perché non ho un minimo di prova sul fatto che abbiano realmente interagito. Quindi tutto questo preambolo per arrivare alla risposta. Parto prima dai personaggi che odio. Beh, sicuramente per partito preso non sopporto, ma è un odio veramente profondo, non sopporto René di Chalant. Ovviamente dovendo tenere le parti di Bianca Maria, dovendola interpretare, trasformarmi, tra virgolette, in lei. Ho dovuto per forza di cose far mio un sentimento che fu suo, quindi il fatto di essere in lite con il marito, di abbandonarlo durante le nozze, proprio quando lui, tra l'altro, non era nemmeno a casa, castello.
Questo mi ha portata anche una volta che il romanzo non solo fu terminato ma pubblicato, mi ha portata a nutrire di continuo questo odio nei confronti del conte di Chaland. E devo confessare che a volte mi ha creato anche dei problemi. Per esempio, poche settimane dopo la presentazione del romanzo al Castello di Sogno, ho avuto il piacere e l'onore di partecipare con il gruppo, storico della città ad una rievocazione storica. Nella mia immaginazione, quel giorno, con i costumi, medievali e rinascimentali, ho interpretato Biancamarie, ma nella mia testa e nella testa, nel cuore, delle persone che, mi hanno conosciuta tramite il romanzo. Tra le persone che non mi avevano conosciuto per il romanzo c'erano i due interpreti di Renato Riscellante e della seconda moglie Mencia. Io li ho guardati storto tutto il giorno. È stato più forte di me, non ci ho neanche pensato più di tanto. Quando poi il pomeriggio ci siamo trovati ad attraversare la corte interna del Castello di Sogno per uscire nella piazza centrale dove ci aspettava il pubblico, mi stavo filmando e dietro, alla fine del corteo, proprio dietro di me, mi sono ritrovata i due interpreti di Renato e Mencia e mi sono vista nella ripresa del cellulare mentre li guardavo male, e lì mi è preso un magone perché ho detto: ma porca miseria, ma io ho avuto sta caspita di faccia tutto il giorno nei loro confronti. Mi sono sentita in colpa e lì ho iniziato veramente a riflettere su quanto mi abbia influenzato anche al di fuori del romanzo questo sentimento nei confronti di Renato di Chalant. Quindi questo è il primo personaggio che odio, ma che ho dovuto odiare. Il secondo personaggio è legato ovviamente a Renato di Chalant nel caso stretto del romanzo, per il ruolo che gli ho fatto rivestire, ed è la nonna di Renato di Chalant, Margherita de la Chambre, perché ovviamente è quella che, come si scopre attraverso il diario del Grumello, è quella che architetta, vabbè, non voglio dire perché poi spoilerò troppo, niente, tagliamo. Passiamo al terzo personaggio che odio. Beh, sicuramente quello che ha dato vita alla pessima reputazione di Biancamaria per 500 anni, ovviamente, il novelliere Bandello. Lì l'ho proprio detestato profondamente, quanto Renato, ma per motivi diversi. Allora, io farò un'altra premessa. Se non avessi incontrato delle incongruenze nella storia di Biancamaria, ci avrei proprio messo un X sopra su di lei, perché secondo quanto si è sempre detto, secondo la storia che ha imbastito Bandello, lei è la classica, fu la classica donna di facili costumi che si scopa mezzo ducato di Savoia e ducato di Milano, ed è proprio una categoria che riesce proprio a tirarmi fuori proprio l'indole omicida, perché è una categoria con cui ho sempre avuto problemi e che mi ha influenzato moltissimo nella vita, negativamente. Quindi l'avrei odiata profondamente. Quelle incongruenze, quindi da una parte forse devo anche dire grazie a Bandello, quelle incongruenze mi hanno portato a rivalutarla e a ribaltare completamente la sua indole, il suo atteggiamento. A parte questo, però, Bandello è veramente classico esempio del
come dico sempre, del bue che dice cornuto all'asino, nel senso che ne disse, ne scrisse di cotte e di crude su questa donna libertina, di facili costumi, quando lui per primo, proprio uno stinco di santo non era, perché nonostante fosse uomo di chiesa, si lasciava andare a sentimenti amorosi per altre donne, e neanche in modo così velato, perché per alcune di queste donne scrisse anche delle novelle, quindi lo sbandierò proprio ai quattro venti, no? Quindi dico, non hai nessun, cioè proprio da che pulpito, no? Non hai nessun diritto di giudicare il libertinaggio di una persona quando tu per primo ti comporti quasi allo stesso modo, quindi bisogna avere la coscienza pulita prima di giudicare gli altri, e comunque è sempre meglio farsi i fatti propri, e buon che si evitano molti casini. Allora, i personaggi che preferisco, beh, tralasciando Bianca Maria, perché è assodato, sicuramente i tre personaggi che più amo sono, beh, Bernardino Luini, ovviamente, che ho scoperto, conosciuto, approfondito, cioè già conoscevo perché l'avevo studiato al liceo artistico, però tramite le ricerche e la stesura del romanzo mi sono proprio avvicinata tantissimo a lui. Diciamo che ho dovuto far miei tutti i sentimenti che ho attribuito a Bianca Maria per meglio comprenderli, perché questo è il mio modo di scrivere in qualsiasi ambito, non soltanto per quanto riguarda l'Antica Fiamma. Io anche i libri di saggistica che scrivo devo assolutamente provare sulla pelle quello che studio per poterlo poi scrivere, ed è purtroppo anche per questo che il mio editore non mi permette di affrontare certe tematiche che sogno da tempo di poter inserire in un libro. Quindi, tra i sentimenti che ho dovuto far miei c'è stato anche il sentimento, non voglio dire di più, chiamiamolo sentimento, che Bianca prova nei confronti di Luini, ed è per questo anche che vorrei approfondire questo personaggio in un prossimo libro. Il secondo personaggio che più amo, si capisce che sono questi i miei personaggi preferiti, si capisce leggendo il libro. Il mio secondo personaggio preferito è il marchese Gian Giorgio Paleologo. Devo ammetterlo, ci sono stati molti momenti in cui, descrivendo i loro incontri, ho avuto la forte tentazione di aprire un varco su una possibile storia d'amore, e poi sono rimasta fedele ai miei principi. Io non sopporto le storie d'amore. Tra l'altro, è uno dei motivi che mi portò a suo tempo, come vi spiegai in uno dei primi pensieri con l'autore, che mi portò a suo tempo a scegliere L'Isola del Tesoro come uno dei miei libri preferiti, perché non ci sono storie d'amore in quel libro. E adesso che ci penso, anche in un altro libro che tanto amo, che è tra i miei preferiti, Il Fantasma di Mozart, della Mancinelli, non ci sono storie d'amore. Mi riferisco alla prima parte di quel libro, perché la seconda, quella con Mozart, è una parte che proprio non mi piace. Io ho un odio viscerale per Mozart, e quindi comunque sia, non sopporto le storie d'amore, le trovo fuorvianti, illusorie, non credibili, e lo ammetto, le odio anche perché non sono mai riuscita a viverne una, quindi è una cosa che proprio mi manda in bestia e che non riesco a comprendere. Per me è come leggere un libro in un'altra lingua. Quindi ho sempre
avuto la certezza che l'antica fiamma non sarebbe mai diventata una storia d'amore, benché di amore se ne parli dalla prima all'ultima pagina. C'è questo sentimento che Bianca prova per Luini, ci sono i ricordi legati al primo matrimonio, ai primi giorni passati con lo sciallante prima di convolare a seconde nozze. Non puoi escludere il sentimento d'amore dalla vita, e questo è un libro che parla di vita. Quindi ho dovuto necessariamente includere l'amore nella storia, ma da qui a descrivere una storia d'amore dove due persone si amano, si ricambiano, si abbracciano, si baciano, no. Altro è una cosa che non credo che riuscirei neanche a scrivere decentemente, proprio perché è una cosa che non conosco, quindi non, cioè, sarebbe come descrivere un viaggio su Marte, e non l'ho mai fatto, posso solo immaginarlo, ma quanto sarebbe attendibile per chi lo legge, no? Poi, come vi dicevo prima, io voglio provare sulla pelle quello che devo scrivere. E quindi non posso parlare d'amore, cioè non posso scrivere una storia d'amore. E quindi c'è stata questa forte tentazione con Gian Giorgio Paleologo, e sono contenta di non aver ceduto, anche perché credo che questo abbia reso ancora dato ancora più mistero, più suspense alla storia, perché secondo me il lettore si aspetta prima o poi che capiti qualcosa tra loro due, e invece non capita, quindi ho sempre adorato stupire il lettore, anche per questo che l'antica fiamma finisce in un determinato modo, ed è per questo che l'eventuale seguito finirebbe in un modo ancora più scioccante. Spero prima o poi di avere l'opportunità di scriverlo. Manca il terzo personaggio. Il terzo personaggio, ovviamente, è Antonio De Leiva. E a dire la verità, è un personaggio che ho conosciuto quando frequentai le medie, e quando conobbi i Promessi Sposi di Manzoni. Sorrido perché riguardo a questo ci sarebbe una parentesi da aprire, ma forse lo farò poi in un prossimo video. Mi stupì, leggendo quel romanzo, mi stupì la figura della monaca di Monza, perché approfondendo la sua biografia scoprì in lei una mia omonima. E quindi, come mio solito, è da una cosa che mi interessa vado ad aprirne altre 20, 30, e poi alla fine mi dimentico da che parte ho iniziato. Andai a studiarmi tutta la sua biografia e risalì fino al nonno, appunto, Antonio De Leiva, perché la monaca di Monza si chiamava al secolo Marianna De Leiva. E scoprì questa figura e mi entusiasmò tantissimo, quindi ritrovarla nella biografia di Biancamaria e dover essere obbligata, tra virgolette, a inserirla nel romanzo mi entusiasmò tantissimo, veramente tantissimo. È una figura che ho rivestito di un ruolo importante all'interno del romanzo, non soltanto per l'ambito politico, sociale, italiano dell'epoca, ma proprio in senso più stretto legato a Bianca Maria, perché l'ho fatto diventare una sorta di papà per Bianca Maria, anche se è un sentimento che esplode all'improvviso dopo un lungo credere da parte di Bianca Maria che in realtà lui non la sopporti, che creda che lei sia giunta a Pavia, nella Pavia assediata dai francesi, di cui Renato di Chalante era alleato,
E quindi ovviamente il primo pensiero di chiunque, non soltanto del governatore di Antonio De Leva, fu che Bianca Maria giungesse lì come una sorta di spia per il marito e per i francesi. Quindi c'è tutta una serie di fatti che portano, più che altro di parole, di sguardi che inducono Bianca Maria a credere che Antonio De Leva sospetti di lei e l'abbia in odio. In realtà poi si scoprirà un sentimento completamente diverso e questo indurrà i due ad avvicinarsi un po' come un padre e una figlia, quindi Antonio De Leva affronterà poi soprattutto nel secondo incontro con Bianca Maria, quello a Milano, affronterà certi discorsi che l'aiuteranno a staccarsi dalla figura femminile che la società dell'epoca relegava alla vita matrimoniale o monastica. Io l'ho sempre detto, Bianca Maria è una sorta di donna all'avanguardia per l'epoca. Tralasciamo il fatto che sia o non sia stata veramente mandante di quell'omicidio, però il suo atteggiamento ribelle sarebbe perfettamente normale nell'epoca di oggi e nell'epoca sua che fu mal visto, nonostante poi ci siano state, come è scritto nel romanzo, altre donne che si votarono la vita artistica, culturale, addirittura militare. E al di là poi di Giovanna d'Arco ne ho citate altre. E quindi Antonio De Leva l'aiuta un po' a uscire allo scoperto, diciamo un po' a gettare fuori le fiamme che ha dentro. Quindi sicuramente questi sono i miei personaggi preferiti.